Si parla spesso dei diritti violati del popolo palestinese da parte dello Stato di Israele, con un silenzio voluto o non voluto, ma comunque è silenzio, dell'opinione pubblica mondiale, dei paesi europei, dei paesi occidentali, ma anche in parte dei paesi arabi. Noi abbiamo voluto organizzare questo forum coinvolgendo molti giuristi che vengono dall'Europa, dall'America Latina, per trovare il modo più opportuno per risolvere la questione di questa violazione continua del popolo palestinese da parte di Israele. Noi siamo un popolo che ama la pace, che vogliamo la pace, però una pace senza giustizia è un'utopia. Una pace senza dare al popolo palestinese il suo diritto sacrosanto ad uno Stato, a vivere come tutti i popoli di tutto il mondo, libero, in uno Stato indipendente, democratico, si può parlare giustamente di pace solo in questo senso. È chiaro che il nodo palestinese passa anche dal riconoscimento internazionale. In Europa qualcosa ha cominciato a muoversi ed anche in Italia, a seguito di petizioni popolari per esempio, ed è arrivata fino in Parlamento la mozione per riconoscere lo Stato di Palestina. C'è ancora molto da fare però. Sì, abbiamo 138 paesi che riconoscono la Palestina, ma abbiamo anche paesi europei che stentano di portare avanti un certo discorso. E voglio fare anche un appello chiaro. Certo, il popolo palestinese ha bisogno di essere aiutato economicamente, ma non bisogna lavarsi la coscienza sostenendo i palestinesi economicamente e lasciandoli comunque privi di libertà e di giustizia. Allora io dico, ben venga l'aiuto, ma l'aiuto deve essere politico, strategico, territoriale, che dicano a Israele basta. Noi siamo con la pace, ma la pace significa liberare tutti i prigionieri palestinesi, la pace significa che abbattere quel muro dell'apartheid. La pace significa smantellare tutti gli insediamenti costruiti nella Palestina, la Cisgiordania. La pace vuol dire darci accesso diretto all'acqua, non che continuare a rubarci e darci con il contagocce l'acqua. La pace vuol dire non inquinare il territorio palestinese. Questo vuol dire la pace. Allora se loro sono disponibili, sono pronti, lo siamo anche noi. Noi siamo un popolo che vuole semplicemente vivere in pace nella sua terra.